giuria dei BELMA è composta da esperti internazionali che hanno una visione d'insieme dell'offerta dei libri di testo da tutta Europa. Per questo motivo ricevere un premio BELMA è un onore speciale che ci spinge a lavorare per proporre alla scuola sempre materiali di altissima qualità. Un ringraziamento alle autrici di Cittadini con Dante, alla giuria del premio e alla redazione della nostra casa editrice. L'idea di Cittadini con Dante è nata dal desiderio di far conoscere ai più giovani Dante Alighieri, uno dei padri della cultura europea e occidentale. Il contenuto della Divina Commedia offre infatti la possibilità di affrontare temi di educazione civica di grandissima attualità. Abbiamo individuato tre percorsi che consentono di esplorare in modo inconsueto la Divina Commedia e affrontare tre temi rilevanti e urgenti. Ogni percorso offre pagine della Commedia, oltre a testi di autori moderni, articoli di giornale, opere d'arte e testi di canzoni. Ai brani si alternano spunti di riflessione e suggerimenti didattici. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Dante modello di cittadinanza si apre con il canto dedicato agli ignavi, quali modello di antipolitica. Seguono esempi di bene comune e di cittadinanza attiva, da Antonio Gramsci fino alle parole di tanti autori quali De André e Gaber. Tu proverai, sì, come sa di sale il pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scala. Dall'esilio di Dante ai profughi di oggi parte con le profezie dell'esilio di Dante, fino ad arrivare al confino di Spinelli e Rossi a Ventotene, là dove è nata l'idea di un'Europa unita, ai cui confini premono oggi profughi e migranti. Ricorditi di me che son la Pia, Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Il percorso delle donne da Dante ad oggi prende come spunto quattro figure femminili presenti nella Divina Commedia: Piccarda Donati, la donna libera di scegliere, Costanza d'Altavilla, la donna in politica, Francesca da Polenta e Pia dei Tolomei, vittime della violenza di genere. L'obiettivo di questo volume è non solo far conoscere l'attualità di Dante e la sua eccezionale valenza civica, ma anche sottolineare l'importanza di affrontare l'educazione civica in modo trasversale, per contribuire alla crescita dei cittadini e delle cittadine di domani.